volevamo sapere, Furio, Sono qui, sono qui. dai, dai, Furio, intanto di Zerbin, tu hai assistito, bella vittoria del Frosinone col Pisa, lui di proprietà del Napoli, due gol, è un giocatore di gran valore, dobbiamo segnare il suo nome. Due gol, assist, è un titolare in quella squadra lì che sta andando bene. Sai, quando un ragazzino del 99 fa il titolare in B al primo anno di B, dopo 2 anni in C fatti bene bene a Cesena e a Vercelli, e vuol dire che ci siamo, ecco, la prossima volta andiamo all'università e l'università è il Napoli Calcio, perché se superano questo esame, come sembra e come è giusto che sia, allora a questo punto merita di andare alla sua squadra d'appartenenza, che è il Napoli. Sicuramente a Spalletti i giocatori così gli piacciono, sono offensivi, che giocano bene, ti danno anche una mano se ce l'hai bisogno, è forte tatticamente, quindi diciamo che sta andando tutto molto bene per Alessio. Il Napoli è proprietario del 100% del suo cartellino, Giuntoli e Pompilio sono innamorati di questo ragazzo. Io spero lui poi ora continua così, perché sta volando, quindi ora tutto, le prestazioni migliorerà ancora. Quindi c'ho un grandissimo entusiasmo, come puoi sentire. È vero, è vero. Spalletti lo hai nominato, Furio, gran campionato del Napoli, nonostante tutte le difficoltà. Ma i toscani siamo dei liberi, cioè, il direttore toscano, l'allenatore toscano, e l'allenatore insieme agli altri tre toscani, Mazzardi, Allegri e Sardi, insomma, voi avete avuto con due di questi grandi esperienze, con Mazzarri, Sarri e questo Spalletti, cioè siete circondati, ma noi siamo bravi, i toscani sono fra i allenatori più bravi d'Europa, c'è dubbio. Ora Walter Mazzarri a Cagliari rimetterà a posto tutto, si salverà, e quindi Spalletti è perfetto per Napoli, perché noi di Firenze siamo centro-sud, non centro-nord. Quindi lui, come è stato a Roma, Napoli è ancora perfetta per lui. Ama Napoli, te lo dico io, perché so che lui adora Napoli, i napoletani, il tifo, il calore, è proprio una simbiosi perfetta, e i risultati verranno, vedrai, risultati grossi, eh? Eh beh, insomma, i tifosi del Napoli se lo augurano. Furio, in chius... Eh sì, in chiusura, Furio, poi ti saluto e siamo stati di parola 2 minuti. Ma Vlaovic dove va in estate? Tu che sai sempre tante cose. Ci andrà la Juventus a fine campionato. Sicuro? Sì. Ma economicamente riesce la Juve ad accontentare Commisso? Secondo te c'è una cosa che John Elkann non si può comprare? Quindi va al 100%. Secondo te John Elkann, se ha voglia di una cosetta, se la può comprare o no? Sì, rispetto a noi sì, ma rispetto, dico, ai club europei, ai top club europei, che pure stanno messi abbastanza La bene. volontà di Dusan che vuole andare alla Juve. Va bene. E poi alla Juve gli manca lui, eh? È vero. Gli manca un centravanti così, perché lui è Morata, Chiesa, Bernardeschi, e insomma diventa Cuadrado, mezza Fiorentina c'è da, eh? Esatto. Capisci? E Esatto. quindi lui andrà alla Juve, che è nelle sue preferenze. Poi c'è un solo ostacolo: se Antonio Conte lo vuole al Tottenham, Antonio, se li vuole, li prende. Va bene, quindi dubbio Tottenham per Vlahovic. Ricordateci quello che vi ho detto oggi, eh? Assolutamente. Noi Tutto a dicembre. segniamo tutto, anche sul sito calciomercato.it si trova ogni dichiarazione. Furio, grazie mille, buon lavoro, buon Grazie a pomeriggio. voi, alla prossima. Ciao ciao. Grazie, grazie mille Furio Valcareggi per essere stato con noi. Quindi Vlahovic, Juve, pista da seguire. Paolo, John Elkann, sì, però è chiaro che se lo vuoi tu, lo voglio io Vlahovic, vado e andiamo in difficoltà. Su di lui c'è la concorrenza, giustamente, dei top club europei. Beh, Valcareggio ha lanciato una bella bomba di Natale, perché onestamente Eh sì. dire che sicuramente va alla Juventus, a meno che non si metta di mezzo Conte, è una notizia soprattutto per una Juventus che, come dicevi tu, non è, certo, John Elkann, come dicevi, può permettersi tante cose, è buon per lui, ma insomma poi se si muove il Tottenham, se si muove il Real Madrid, se si muovono i grandi club europei, internazionali, diventa difficile. Però insomma vediamo. È chiaro che sarebbe un grande colpo per la Juventus, il grande attaccante che non è arrivato quest'estate dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ma con un'impronta completamente diversa, anche perché Vlahovic non si è fatto distrarre in questi mesi dalla vicenda
del contratto, dell'addio che ormai sembra scontata, e invece si è ripetuto e si è confermato una vera e propria macchina da gol. È vero, intanto i messaggi continuano ad arrivare, quindi noi alterniamo Fantacalcio, le ultime sulla Serie B, tra poco con Paolo Ciotto. Abbiamo sentito Valcareggi che ha detto testualmente, lo troverete anche sui nostri canali social e su calciomercato.it, che Vlahovic andrà alla Juve al 100%, poi però ha aggiunto magari 99,9%, perché se Conte dovesse chiamare, se gli Spurs, se il Tottenham dovesse su richiesta di Conte volere Vlahovic in estate, allora la Juventus avrebbe una seria rivale da affrontare per arrivare all'attaccante serbo della Fiorentina, che intanto segna un gol a partita. Credo che i tifosi abbiano dimenticato le questioni rinnovo, è chiaro che lo perderanno, ma intanto lui sta regalando grandi emozioni ai tifosi della Fiorentina.